Carissimi, buongiorno, un buon risveglio in questo martedì del 25 di ottobre, che il Signore vi possa benedire e anche stamattina vogliamo ricaricarci dall'ascolto della Sua meravigliosa parola. Scopriremo una nuova meditazione tratta dal tesoro del Vangelo dal titolo Una porta che si chiuderà. Siamo in Matteo capitolo 25, leggerò il versetto 10. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Quando il Signore Gesù ritornerà, molti scopriranno tardivamente il valore della fede che salva. In questo episodio che abbiamo letto, le vergini stolte infatti chiesero l'olio fuori tempo massimo, andarono a comprarlo e chiesero di entrare, ma ormai era troppo tardi. Queste descrizioni metaforiche rappresentano ragguardevoli emblemi riguardo le cose future. Facciamo allora attenzione a non sperimentarle sulla nostra vita, toccando così con mano la nostra condanna eterna. Da questo passo della scrittura possiamo comprendere che alla fine si assisterà per tutti a una tragica presa di coscienza sulla necessità di decidere per Cristo. Ma a quel punto ogni cosa sarà ormai stabilita. Al momento, purtroppo, molti non se ne preoccupano minimamente, molti non hanno il senso del peccato, non hanno amore per Cristo, non sanno cosa significhi nascere di nuovo. Il pentimento, la fede, la grazia, la santità per costoro sono parole prive di ogni contenuto. Sono argomenti che non amano affrontare e di fronte ai quali si mostrano indifferenti. Questo stato di cose però un giorno avrà termine. La conoscenza, la convinzione di peccato, il valore di un'anima, il bisogno di un salvatore, un giorno risplenderanno nelle menti come il bagliore di un lampo. Ma purtroppo sarà troppo tardi. Quando il Signore ritornerà, perché questa è la sua promessa, non ci sarà più tempo per comprare l'olio. Gli errori cui non si è trovato rimedio, le colpe rimaste prive di perdono, da quel giorno in poi rappresenteranno mancanze insanabili. Quando Cristo tornerà, i veri credenti riceveranno una ricca ricompensa per tutto ciò che hanno sofferto per amore del loro Maestro. Soltanto i credenti lavati dal sangue di Cristo, rivestiti della giustizia di Cristo, rinnovati dallo Spirito Santo, incontreranno il loro Signore con fiducia e saranno invitati alle nozze dell'agnello, rimanendo per sempre con lui. Sicuramente questa è la più bella prospettiva che possiamo aspettarci. Alla fine la porta sarà chiusa su tutto il dolore, su tutto il pianto, su un mondo malvagio, su un diavolo tentatore, su dubbi e sulle paure. Sarà chiusa definitivamente per non essere mai più aperta. Che davvero il Signore ti possa aiutare a comprendere e possa prendere coscienza su quanto sia importante prendere una decisione per Cristo. Che Lui ti possa benedire.